non parlo più, ragazzi, questa cosa ormai se ne parla troppo. Sento una motivazione speciale nell'affrontare la Juventus, visto quanto è successo l'andata, averla battuta, quanto è sentita la gara a Firenze? Ma no, non è una motivazione in più, dovrà essere, perché la Juve è una motivazione particolare, al di là del volere dei tifosi, della passione dei tifosi, della competitività che c'è tra le due tifoserie, la rivalità anche. Per voi è una partita difficilissima, lo sappiamo, che è la squadra più forte in Italia negli ultimi 2 anni e mezzo, che la classifica anche dice questo, il valore dei giocatori dice questo, compreso quello dell'allenatore, quindi per noi deve essere uno stimolo andarci a giocare sia al campionato, soprattutto l'Europa League, contro una squadra che è più forte sulla carta. Comunque credi ancora che nel terzo posto non è più lontano più che altro le coppe? Ma no, non si può scegliere che via percorrere, anche perché potrebbe essere quella sbagliata dopo, no? E se fosse così sarebbe uno da giocare almeno ogni partita. C'è Saverio. Aspetta, devo fare qualche domanda perché la telecamera non ha ripreso niente. Una domanda sola, mi dispiace. No, una domanda sola. Montella, lotta a scudetto, per la Juventus praticamente scudetto già segnato. Il calcio italiano insegna che può capitare sempre tutto, hanno un vantaggio notevole. Panchina d'oro a Conte, Montella arriva secondo e si conferma comunque un allenatore di punta per il calcio italiano. Tanto che comunque a Conte che è la prima volta, soltanto con il suo ha vinto. Per me è motivo del gol. Grazie.